Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Che non avessi tutta questa voglia di cambiare, che non avessi perso il vizio, perso non è mai, che dal sole cadono fiamme, mi faccio troppe domande. Tanta gente che ha la vita facile, ma non gli è facile sorridere. Ma c'è qualche cosa di sbagliato se mi pongo troppi se. Faccio quel che voglio, il resto poi verrà da sé. Mangio. La domanda più semplice che ti farò sicuramente è questa. Quella più complessa. Chi è Mox? E soprattutto dietro Mox c'è un'altra persona. C'è un'altra persona, è una domanda esistenziale questa, che Mox, se avete un giorno o due vi rispondo. Mox è un cantautore, anche illustratore, ma rimaniamo a cantautore. È un cantautore a cui piace tantissimo scrivere canzoni e anche farle ascoltare. Quindi ascoltate Mox. Come mai hai scelto il nome Mox? Mox è una lunga storia in realtà, è già una ventina d'anni almeno che mi faccio chiamare Mox dagli amici e i non. Perché praticamente quando ero molto più giovane trovavo Marco, almeno a Roma, è un nome davvero tanto 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 diffuso che se chiami Marco si girano tutti. Quindi mi stava un po' stretta questa cosa, ho cercato un nick all'epoca appunto per disegnare, poi ho scoperto che sarebbe diventato invece il mio nome d'arte da musicista. E a questo punto parliamo dell'ultimo brano, sicuramente molto bello. Come nasce questo brano, da cosa è tratto ispirazione e come poi andrà a evolversi? Allora, il mio ultimo brano, Vita Facile, ti ringrazio per il bello, è un po' un esperimento rispetto a tutta la mia produzione passata, nel senso che se prima mi ero focalizzato sul vintage, sugli anni 60 italiani in particolare, o comunque sulla ricerca di un suono, di uno strumento d'epoca, questo qua è un esperimento anche per me, anche a livello di, non solo musicale, anche a livello di linguaggio, di scrittura, anche di tematica. Infatti è una canzone che ho scritto in realtà con un mio carissimo amico che fa rap in Argentina, si chiama Mozzarella Flow, andatelo ad ascoltare, seguitelo. È una bellissima collaborazione che risale a quasi una ventina di anni fa, eravamo davvero giovani con tante cose da dire e totalmente un altro linguaggio per farlo. L'ho ascoltata recentissimamente, l'ho trovata assolutamente ancora mega attuale, visti anche insomma i tempi che ci hanno costretti a passare tanto tempo con noi stessi ultimamente. E quindi rilanciare un po' questa canzone e di conseguenza il messaggio dell'importanza di riprendersi il proprio tempo e il proprio spazio mi sembrava il momento giusto, ecco. Allora, l'ultimo disco risale mi pare 3 anni fa, ci siamo circa 2018, però in realtà tu un anno fa già hai fatto comunque delle collaborazioni, abbiamo visto che ci sono piaciute, non fai tante collaborazioni però le fai buone. Qualità e non quantità. Sì, diciamo un annetto fa ho avuto questa bellissima fortuna di collaborare con degli artisti di cui sono io per primo fan, quindi è stato davvero un piacere e un onore. Il risultato, sono il primo a esserne soddisfattissimo ed è piaciuto anche a tanti, quindi sono felicissimo. Sono 4 canzoni, 2 del vecchio del primo album di Figurati l'amore, chiaramente rivisitate in chiave collaborativa, in fit, e altre 2 invece inedite, tutte e 4 racchiuse in un EP che esiste solo su 45 giri, una cosa un po' ricercata. Io sono un grandissimo amante del vinile, in particolare dei 45 giri, quindi ci tenevo particolarmente a che questa uscita fosse in questo formato. Noi siamo anche noi amanti dei 45 giri, cioè, quindi andremo a cercare questo 45 giri. L'emozione che provi nel cantare al pubblico, perché poi quando si sale nel palco, la gente, qualche tuo collega ci ha detto, in realtà quando salgo sul palco prima penso, ma chi me lo fa fare? Poi quando si apre la quarta platea
e sente le emozioni, le canti, perché prima o poi il pubblico sta in silenzio, poi comincia a cantare, a emozionarsi e ti trasmette quell'energia. Tu che provi? Provo un sacco di emozioni diverse. Chi me lo fa fare effettivamente non l'ho mai provato, nel senso che so perfettamente chi me lo fa fare ed è quella sensazione proprio, quella che provi nell'esatto istante prima di salire sul palco, quella che provi solo in quel momento. È una sensazione dovuta al fatto che stai per esibirti, per presentare a un pubblico che è venuto lì proprio per ascoltare quello che hai da dire. Io ci trovo solo in realtà bellezza in tutto questo, non l'ho mai vissuta con ansia e non vedo l'ora di tornare a fare qualche concerto. Quando scendi al parco, poi la gente che ti si avvicina, che ti chiede, non solo facendoti complimenti, ma ti chiede qualcosa di particolare, oppure ti racconta qualcosa che hanno vissuto con la tua canzone? In tantissimi mi vogliono raccontare qualcosa e la trovo adorabile come cosa, cioè forse è l'aspetto che più mi lega al fatto di fare musica, il rapporto col pubblico, quello che poi si crea dopo il concerto. Appunto, io sono sempre raggiungibile e disponibile dopo il live, ma anche sui social rispondo sempre a chi mi scrive. In tantissimi davvero si aprono, chiedono consigli, pareri e io sono felicissimo di poterli dare, insomma. Nascono prima le parole, nasce prima la musica, la melodia, oppure nascono insieme nel Non caso di c'è te? una regola, non c'è una regola, spesso però è la musica a dettare le parole. Sembra un po' una frase fatta da Bacio Perugina, però ci stanno proprio negli accordi, in alcune sequenze di accordi. Almeno per me, poi ho avuto la conferma anche da altri amici che fanno il mio stesso lavoro. Alcune sequenze di accordi suggeriscono delle parole o comunque una tematica. Spesso la mia scrittura, appunto, è influenzata dalla stessa musica. Ma è necessario utilizzare tantissime parole nelle canzoni, perché a volte si esaspera con le parole, per poi in realtà non sentire poi neanche la melodia. A volte non si esaspera un pochettino questo senso? Sono pienamente d'accordo, è chiaramente senza dubbio più difficile levare che mettere, è più difficile scrivere un testo scarno ed efficace, nel senso se uno ha qualcosa da dire è facile che la dica, esattamente come sto facendo adesso, io probabilmente mi sarei dovuto fermare alle prime tre parole della risposta. Sto mettendo troppe parole, spesso non servono. Infatti, l'ultima volta, adesso la presentazione del disco Vasco Rossi, nulla che dire, però ha detto le parole sono importanti, però anche la melodia è importante, quindi bisogna essere un po' più sintetici. Infatti lui diceva questo. Com'è cambiata la musica da quando è iniziato ad oggi? Se ci sono cambiamenti o se è migliorato, peggiorato, anche con l'introduzione del talent, di tutti questi piccoli festival. Poi spariscono i vinili, spariscono i CD. Che cosa è cambiato effettivamente? Cambiato tutto da quando ho iniziato io, la musica è stata completamente stravolta, ribaltata, si è trasformata e ha passato un sacco di cambi abito e ancora tutt'oggi si diverte a farlo. Per fortuna, se no sarebbe stato un problema. Insomma, è proprio questo il ruolo della musica, reinventarsi per l'efficacia dell'intrattenimento. Io sono particolarmente legato a un linguaggio e per quanto mi piaccia sperimentare nei vari mondi musicali, so perfettamente quali sono i miei preferiti e anche quelli che mi viene, insomma, quei mondi dove mi posso trovare meglio. A prescindere da questo, il vinile fortunatamente sta tornando e da grande fan di questo supporto sono molto felice. Chissà in cosa si evolverà ancora la musica, stiamo a guardare, io spero di farne comunque parte. Ma in realtà ci sta qualche artista che ti sei ispirato o comunque che ti ha dato quella sensazione là che ti ha fatto anche migliorare a livello musicale?
tantissimi, ho tantissimi maestri artistici da questo punto di vista, ma anche semplicemente l'approccio allo strumento, se non hai, insomma, una persona in mente non da imitare, da emulare, ma comunque alla quale ispirarti o comunque dalla quale prendere appunto quello che può essere l'insegnamento che secondo te è da prendere, da ricevere. Personalmente io ho iniziato a suonare la chitarra con De André. Poi sono passato al basso con gli Oasis, alla chitarra elettrica con gli Strokes e sono ritornato in Italia con la scoperta di Battisti Dalla e tutto il filone cantautorale che non ho mai abbandonato. Nel cuore, senza dubbio, ci sta Enzo Carella, ci sta Paolo Conte, ma anche Daniele Silvestri molto. Mi lascio tuttora influenzare anche dai giovanissimi, insomma, non, so, sono pronto a tutto da questo punto di vista. Nessuno ti ha detto che la somiglianza, soprattutto in questo momento, di Daniele Silvestri? Questo. Mi hanno detto in tanti che questa canzone gli ricorda il mondo di Daniele Silvestri. Non era voluto, chiaramente, ma per quanto mi riguarda, appunto, è un mega complimento perché lo considero un grande maestro, nonché un immenso artista. Daniele Silvestri ha avuto come chitarrista Alex Britti. E come bassista Gazzè, quindi in realtà prende un mondo particolare. Va bene, allora noi ti Adesso ha indagiamo. un polista che si chiama esattamente come me, Marco Santoro, quindi vorrà dire qualcosa. Date live ci sono programmate oppure si aspetta che il mondo decida cosa fare? Si aspetta che il mondo decida cosa fare è una frase, una frase storica, forse la metterò in qualche canzone. No, date live, concerti, ancora purtroppo niente di programmato, ma senza dubbio quest'estate succederà qualcosa, perché appunto entro fine febbraio uscirà l'intero EP che contiene appunto Vita Facile, che prende anche il nome da questa canzone. Dopodiché voglio pensare subito a un nuovo album, non starò fermo perché in questo periodo di pandemia fortunatamente ho scritto tantissimo, quindi davvero ho già iniziato a produrre e non vedo l'ora di farvelo ascoltare. Allora, potete trovarlo in realtà ovunque, fortunatamente, in tutte le piattaforme musicali, sicuramente Vita Facile sarà lì presente, pronta per essere ascoltata. Poi personalmente mi trovate su Instagram, mi chiamo Mox con tanti underscore a seguire, non so esattamente quanti. C'è anche una pagina Facebook, non uso molto i social, ma se mi scrivete vi rispondo. Merda, merda, merda. Merda, 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 grazie a voi, grazie della bella chiacchiera. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Di cambiare, che non avessi perso il vizio, perso non è mai che dal sole cadono fiamme. Mi faccio troppe domande. Vedo tanta gente che ha la vita facile, ma non gli è facile sorridere. Ma c'è qualche cosa di sbagliato se mi pongo troppi se. Faccio quel che voglio, il resto poi verrà da sé. Mangio.